Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione Uncinetto. Oggi realizzeremo insieme questi graziosissimi gattini portachiavi, io devo solo applicare il portachiave qui al centro, che possono essere utilizzati anche per altri progetti, quindi po si possono fare delle bomboniere, dei sacchettini, possono essere utilizzati per abbellire borse e zainetti come applicazioni. Comunque, non vi mancheranno sicuramente a voi le idee. Prima di presentarvi il materiale e metterci al lavoro, vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. In più, vi volevo invitare a seguirmi sulla mia sulle mie pagine Facebook, Instagram e TikTok, e lì cercherò con delle storie e dei post di anticipare ciò che poi porterò qui sul canale. e In più, faremo dei sondaggi per decidere insieme i prossimi progetti. Se il video vi piace, lasciatemi un pollice all'in su e ora andiamo alla presentazione dei materiali. Per questo progetto utilizzerò cotone fiocco rosso e bianco. Lo lavorerò con uncinetto numero 3 e poi avrò bisogno un paio di forbici. Prendiamo il rosso, quindi il terzo gattino lo realizzeremo rosso con il fiocchetto bianco. Facciamo un cerchio magico. Quindi giriamo così il filo, entriamo con l'uncinetto, ci tiriamo il filo e realizziamo dieci catenelle: uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Prendiamo il filo due volte sull'uncinetto e contiamo 1, 2, 3 ed entriamo nel quarto punto dall'uncinetto, quindi nella quarta catenella e lavoriamo una maglia alta doppia. Quindi le tre catenelle iniziali ci hanno sostituito la prima maglia alta doppia o maglia altissima. Eh, delle della riga questa abbiamo creato la seconda e ora ne dobbiamo fare in tutto 5 quindi facciamo la terza facciamo la quarta e facciamo la quinta Così. quindi 5 maglie alte doppie 1 2 3 4 e 5 continuiamo una volta il filo sull'uncinetto e facciamo una maglia alta nel punto seguente una mezza maglia alta nel successivo siamo arrivati alla prima catenella che abbiamo fatto e qui lavoriamo una maglia bassa Qui abbiamo il nostro anello magico entriamo nell'anello magico e facciamo una maglia bassissima così e questa è la prima lavorazione metà del corpicino del nostro gattino ora facciamo due catenelle e lavoriamo 3 maglie alte 1 2 e 3 3 catenelle entriamo qui alla base delle 3 catenelle prendendo le due asoline così e facciamo una maglia bassissima filo sull'uncinetto 3 maglie alte 1 2 3 3 catenelle prendiamo sempre qui le due soline e ci chiudiamo con maglia bassissima sull'uncinetto lavoriamo ancora 3 maglie alte 1 2 e 3 2 catenelle 1 2 ed entriamo sempre nel cerchio magico con maglia bassissima tiriamo la codina del cerchio la stringiamo e come vedete abbiamo creato la testa del nostro gattino ora dobbiamo lavorare la primissima maglia da questa parte leviamo la codina perché ora ce la lavoriamo e quindi la sigilleremo la prima maglia è questa quindi entriamo nella prima maglia in assoluto e lavoriamo una maglia bassa nella maglia successiva portatevi dietro la codina lavoriamo una mezza maglia alta nella maglia seguente una maglia alta quindi ora dobbiamo ripetere quello che abbiamo fatto dall'altra parte ora dobbiamo lavorare quattro maglie alte doppie quindi la prima Entriamo nel punto successivo, lavoriamo la seconda, lavoriamo la terza e lavoriamo la quarta, quindi sempre prendendo la solina dall'altra parte 3 catenelle e dobbiamo entrare nel primo punto guardate quindi nella prima catenella iniziale e ci chiudiamo con maglia bassissima facciamo passare il filo e abbiamo terminato lo sistemerete il corpicino con la testa del nostro gattino. Ora dobbiamo fare la coda. Lavoriamo 8 catenelle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entriamo nel primo punto che abbiamo proprio nella prima catenella che abbiamo a disposizione. Non facciamo allargare tanto la solina e facciamo una maglia bassissima. Nel secondo punto, maglia bassissima, ne facciamo quattro maglie bassissime consecutive. Nella quinta catenella lavoriamo due maglie bassissime nello stesso punto. Continuiamo con le successive due con maglia bassissima rientriamo nel punto iniziale chiudendoci con maglia bassissima catenella aggiuntiva e possiamo tagliare il filo stringiamo e ora faremo sparire taglieremo la codina guardate questo è la sagoma del nostro gattino poi lo sistemate perché giustamente durante la lavorazione può risultare magari un pochino più eh, allargato e qui c'è il nostro gattino questa codina l'abbiamo lavorata e la possiamo direttamente tagliare questa qui la facciamo passare in qualche punto nella parte dietro, magari vi potete aiutare anche con un ago e poi la taglieremo. Facciamo passare in qualche punto della lavorazione e la tagliamo. Ora dobbiamo fare il fiocchetto. Voi potete applicare anche un fiocchetto, comunque già confezionato. Io ve lo vi farò vedere come farlo con l'uncinetto stesso. Quindi prendiamo il bianco, facciamo un cerchio magico, entriamo con l'uncinetto, ci tiriamo il filo e lavoriamo due catenelle. Filo sull'uncinetto facciamo una maglia alta 2 catenelle e maglia bassissima sempre nel cerchio. Ripetiamo 2 catenelle, maglia alta 2 catenelle, maglia bassissima. Tiriamo la codina del cerchio stringiamo il tutto e abbiamo creato il nostro fiocchetto prendiamo la codina la facciamo passare nella lavorazione fino al centro teniamo i due lati guardate così da tutte e due le parti il filo al centro e stringiamo Ok, facciamo passare il filo, giriamo la lavorazione al contrario, tagliamo il filo e facciamo un nodino qui nella parte dietro. Quindi fissiamo il nostro fiocchetto, un semplice nodo. Così. questa è la parte del dritto e il nodino l'abbiamo fatto dall'altra parte ecco qua prendiamo il gattino mettiamo il fiocchetto e le codine una da una parte una dall'altra lo giriamo facciamo un doppio nodo se voi non volete utilizzare il il nodino potete anche attaccarlo direttamente con colla per tessuti oppure con la, un goccino di colla a caldo. Io faccio un doppio nodo qui nella parte dietro, taglio le codine. Lo giro nella parte giusta. Guardate, è il nostro gattino. È terminato con tutto il fiocchetto. Qui ci sono i tre gattini realizzati. Guardate che sono carini. Perciò farli di tutti i colori, comunque, ne vale la pena. Un progetto velocissimo e soprattutto grazioso. Spero che il video vi sia piaciuto, se così lasciatemi un mi piace al video e condividetelo. Se avete delle domande da fare, commentate qui sotto sulle mie pagine Facebook o Instagram, Passione uncinetto io sarò lieta di rispondervi. Vi ringrazio come sempre di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video.